Vediamo ora i principali sintomi e i disturbi della tiroide. I disturbi della tiroide coinvolgono, come appena ricordato, l'efficienza funzionale della sintesi ormonale, con diverse conseguenze non solo sull'organismo, ma anche sull'aspetto fisico della ghiandola in sé. I principali disturbi che coinvolgono la tiroide e la regolarità della sintesi dei suoi ormoni sono i seguenti: ipertiroidismo, ipotiroidismo, tiroiditi, gozzo tossico, carcinomi. Nei primi due casi è possibile inquadrare un'effettiva deficienza nella sintesi degli ormoni secreti dalla tiroide, soprattutto a livello di velocità. In una situazione di ipertiroidismo, come è chiaro dal nome, è possibile inquadrare un'eccessiva velocizzazione del processo di sintesi ormonale e di raggiungimento del sangue da parte di T3 e T4. Quando sopraggiunge invece una condizione di ipotiroidismo, il processo che ho appena descritto è invece rallentato. Un'area molto importante quando si parla di disturbi della ghiandola tiroidea è quella della tiroiditi, sindromi cliniche caratterizzate dalla insorgenza di processi infiammatori, infettivi o virali a carico della ghiandola. L'area delle tiroiditi comprende le seguenti patologie: tiroidite di Riedel, questa forma è molto più rara ed è caratterizzata dalla insorgenza di formazioni fibrose sulla ghiandola. Questa condizione può coinvolgere anche gli organi adiacenti, come per esempio la trachea, e si manifesta soprattutto con un apprezzabile aumento di volume della tiroide. Tiroidite suppurativa, questa condizione è molto rara e si caratterizza per la presenza sulla superficie della ghiandola di formazioni suppurative, come è chiaro dal nome, la cui insorgenza è causata da fenomeni infettivi diffusi da organi adiacenti. Tiroidite subacuta, anche in questo caso siamo davanti a una forma molto rara, causata da fenomeni infettivi che coinvolgono le vie aeree. I soggetti di sesso femminile tra i 30 e i 60 anni sono considerabili a maggior rischio per quanto riguarda l'insorgenza di questa condizione. Gozzo tossico, detto anche gozzo uninodulare tossico o morbo di Plummer, è una patologia caratterizzata dalla presenza di formazioni tumorali benigne. Molto spesso la sua presenza è asintomatica. Questi sono i principali disturbi che coinvolgono la tiroide. Riconoscerli in tempo è fondamentale. L'efficienza funzionale di questa ghiandola coinvolge in maniera profonda la salute umana e per questo è importante saper interpretare i segnali che invia all'organismo. A questo proposito, dopo averti spiegato quali sono i disturbi più importanti che coinvolgono la tiroide, nei prossimi minuti mi dedicherò a illustrarti il quadro sintomatologico che insorge quando questa ghiandola fondamentale smette di funzionare in maniera corretta. Vediamo ora altri sintomi della tiroide da tenere in considerazione. La tiroide è di piccole dimensioni e ha un peso eccezionalmente contenuto. Nonostante questo, come hai potuto capire in questa trattazione, la sua funzione è fondamentale. Molto spesso capita di sottovalutare il quadro sintomatologico che è conseguenza di problemi in questo processo funzionale. Dedicherò quest'area della mia trattazione al fine di darti un'idea, spero efficace a proposito, in modo da aiutarti a comprendere il tuo stato di salute. Tornando a parlare dell'infiammazione della tiroide e dei suoi sintomi, ecco per te un quadro preliminare delle principali manifestazioni. Ipertensione, aumento della frequenza cardiaca, occhi sporgenti, aumento del flusso mestruale, insorgenza del gozzo tossico, calo della libido, problemi di fertilità, apprezzabili cali umorali fino ad arrivare a veri e propri fenomeni depressivi. Inquadrare in maniera puntuale i sintomi della tiroide è importante. Può essere più complesso in quanto sono coinvolti fenomeni di natura virale, infettiva o infiammatoria, ma è comunque fondamentale avere un'idea preliminare al proposito. La tiroidite subacuta è una condizione infiammatoria che si manifesta soprattutto con un ingrossamento della ghiandola. I principali sintomi di questa condizione, in mancanza di una visita specialistica, possono essere individuati in un'apprezzabile difficoltà di deglutizione, ma anche nell'insorgenza di mal di gola e febbre. Tra gli altri sintomi della tiroidite autoimmune cronica ricordo l'afonia, il tremore delle mani, episodi di eccessiva sudorazione, formazioni fecali molli, palpabili fenomeni di nervosismo. Questi sono solo alcuni dei principali sintomi legati alla disfunzione della tiroide. Ora che li ho elencati, ti parlerò invece delle cure. Per risolvere i problemi funzionali che coinvolgono la ghiandola tiroidea, esistono diverse soluzioni, sia naturali sia chirurgiche. Personalmente tendo a iniziare l'approccio con i miei pazienti sconsigliando il secondo ambito, perché ritengo che curarsi in maniera naturale
sia più efficace, soprattutto per eliminare il problema alla base, evitando di eliminare solo il sintomo.